Il 2-1 ha dato una carica straordinaria al Cagliari, sì, e mi sta bene, però ecco, il Napoli si è quasi sciolto pur avendo poi con pazienza una grande occasione, lì è stato anche sfortunato pur avendo con pazienza la grande occasione per riportarsi in vantaggio, cosa che a noi non è accaduta, e il Cagliari invece poi ha capitalizzato e adesso è in vantaggio per 3-2. Io ho avuto questa reazione verso i tifosi del Cagliari, mostrando con orgoglio i vessili del Napoli, perché non è certo una sconfitta che può far cambiare idea, o quantomeno non è certo una sconfitta che ci può mortificare a noi tifosi del Napoli, che viviamo di queste passioni nel bene e nel male, nel bene e nel male. Fallo laterale per gli azzurri, battuto, il Cagliari non ti fa giocare più, 47 e mezzo, quasi 48, ancora Cannavaro dentro, pallone nell'area di rigore del Cagliari che adesso si difende, forse ancora qualche chance per gli azzurri con Lavezzi che va a terra, non c'è fallo, 2 minuti da questo momento, anzi 1 minuto e 50 da questo momento, 3-2 per il Cagliari, Amsi che non riusciamo a venire in avanti. Partita incredibile amici, fallo di Parola su Lavezzi, ultimissima occasione, c'è possibilità di mettere palla al centro. Oh, il gesto di Lavezzi, attenzione, qui Lavezzi rischia il rosso. Lavezzi ha lanciato con violenza il pallone verso Allegri, vediamo un po' la decisione dell'arbitro, rosso per Lavezzi. No, Pocio non si fa, espulso Lavezzi, non si fa, perdere la partita ma mai perdere la faccia. Pocio, non si fa, la rabbia, il nervosismo per una partita incredibile, chissà, sarà stato istigato, non lo so quello che è successo, però non è giustificabile questo atteggiamento. Ma Napoli che aveva comandato in lungo e in largo, Napoli che era assoluto padrone del gioco, Lavezzi ha lanciato con violenza il pallone verso Allegri. E quindi rosso per il giocatore del Napoli. Napoli adesso in 10, ultima occasione, abbiamo già superato il 50° minuto. E beh, ci sarà da leccarsi tante ferite dopo questa partita. Amsic verso Grava, doveva mandare al traversore, non ci siamo riusciti, lo facciamo adesso. Denis! Gol! 3-3! E c'è una giustizia, signori miei, c'è una giustizia divina, 3-3, e non era giusto, amici cagliaritani, non era giusto, 3-3, è giusto così, 3-3, il colpo di testa di Mariano Bogliacino, 3-3, No, devi stare zitto! Facci lavorare! Ah! Basta! Amici! Calma! Dobbiamo lavorare! 3-3, mamma mia! Chi se la dimentica più questa Cagliari-Napoli? Chi la dimentica più? Calma, arbitro, andiamo tutti quanti a casa che è meglio, perché qua l'aria si è fatta brutta, andiamocene tutti quanti a casa, è finita, mamma mia, 3-3, 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
È giusto così. 3-3, c'è una giustizia, c'è una giustizia. Che hai fatto? Venivano qua a prenderci in giro, a fare i pagliacci. 3-3, 3-2, vincevi 3-3. Allora abbiamo un messaggio dalla regia, forza.